equatori direbbe un dio. Sì. C'è la strada sotto che è più comoda. E ora usciamo da Montesbella, vedete che è anche qui la strada. Sempre più sonico. I pali ci sono. Qua non si sono ancora fregati. Qua era crollata la strada e l'hanno dovuta rifare. Proprio ha ceduto tutto. E proprio l'hanno scorso. Sempre senza pali. Partire nuovamente. Questa è proprio la strada nuova perché non c'era più niente. Qui è ceduto. Vedete là le antenne che danno informazione televisiva e telefonica. Wind, team, onda. Ovviamente nulla, nulla di queste marche ci sponsorizza. Ovviamente. A livello di GPRS, forse solo la team MTS. E qua stiamo facendo pubblicità gratuita. A queste bastarde associazioni. Ladre, perché sono ladre. Ah. Qua io ti consiglierei di usare la prima. E questo è un suggerimento. Una bella salitina. Bella casa. Qua la troviamo. Zona picnic molto zona antica e di là si scende. Troviamo a Pazzano, tramite Uschiccio. Uschiccio, che sarebbe un sentiero che si percorribile a piedi. Sì, sì, qua abbiamo l'ostello La Vetta o Don... No, l'ostello della Mario gioventù. O Don Mario Squillace, si chiama La Vetta o Don Mario Squillace. Ma dicesi anche ostello della gioventù. Sì, yeah. Cioè, Don Mario Squillace è La Vetta. Ma proprio gioventù, gioventù non è l'ostello. Non so se è chiuso. Sì, è chiuso. Così. Sapete, per il momento, per cose politiche e religiose. Per il momento è chiuso al pubblico. Qua alla mia sinistra ci sono. Dove? Ci si no, vabbè. Lì c'era il vecchio gazebo dei gelati. E ora ovviamente percorriamo al contrario la strada. Piano, qua che c'è il l'avvallamento. L'avvallamento. Qua c'è la zona picnic della Pinesa. A Pinesa. Qua la zona a Ferragosto si è sempre qua. E ora si sale. No. Ricordiamo che questa ha doppio senso di marcia, quindi state attenti. Sempre sulla destra. Piano, perché potete incontrare pazzi alla guida. O pazzi o pazzoniti, sempre quelli sono. Qua se la volete tirare la seconda la potete anche tirare. Spero sì. Lui tira la terza. Forse in quarta. Ecco la macchina che viene. Sì, doppio senso. Pagliotti e taverniti, guide turistiche. Ci pagano dagli 0 euro ai meno 40. Ma dai 0 ai 0, diciamo che non ci lamentiamo, insomma. Sì, insomma, che può tirare avanti. Quello che prevede questo lavoro è auto muniti, auto equipaggiati, auto finanziati e multimediali muniti. Tutto male, devo fare. Se avete questi requisiti potete ricevere anche voi uno stipendio da 0 euro, 0 lire, 0 dollari, 0 di tutto, 0 rimborsi. Non ci sono rimborsi purtroppo, no. Mi piace la crisi, se vogliamo. Ma che ticket per andare a mangiare? Niente, niente ragazzi, questo è tutto per amore della fare le guide, della, l'amore per lo stilaro. Da lì si vede che stavamo tre aperte e croci di motorarmonese. Ce la stiamo viaggiando, Okay. Diciamo che la velocità potrebbe anche essere può anche essere sostenuta. Esageriamo, prudenza. Però, e ricordate, piuttosto che bervi una birra per salire la Montesbella, bevetevi una brasilena. Giusto. Anche la brasilena non ci sponsorizza. La brasilena non ci sponsorizza, però fa campagna contro la vendita di alcol etilico. Bravo.
siamo ritornati al nostro bivio. Se volete possiamo andare a visitare Pietra, ma io direi che dobbiamo andare già a Campoli e non quindi, è cosa. Quindi.